Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto agli scampi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono scampi, acqua, scalogno, olio evo, farina di tipo 00, vino bianco, salsa di pomodoro, riso di tipo carnaroli, panna da cucina, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale gli scampi. E l'acqua. Ed azionare il bimby per 7 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Filtrare e mettere da parte l'acqua di cottura e sgusciare gli scampi. Senza lavare il boccale, mettere lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 4 minuti. 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere una parte degli scampi. La farina, il vino bianco, il pepe e il sale. Ed azionare il bimby per 2 minuti, 100 gradi. Velocità 4. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame. Aggiungere il resto degli scampi. L'acqua di cottura degli scampi filtrata. La salsa di pomodoro. Ed azionare il bimby per 5 minuti, 100 gradi. Antiorario, velocità soft. Aggiungere la panna. Ed azionare il bimby per 3 minuti. 100 gradi. Antiorario, velocità soft. Aggiungere il riso. E cuocere per 15 minuti.
100 gradi, antiorario, velocità soft. Il risotto è cotto, spolverizzare con del prezzemolo tritato e servire. Risotto agli scampi. Grazie e alla prossima ricetta!